Il servizio porta a porta a Cagliari supera la quota del 50% delle utenze totali della popolazione, 62,4%. Assessora Claudia Medda, ci sono però delle situazioni, meglio delle particolarità, che un po' fanno storcere il naso ai cagliaritani. Un dato su tutti: il mastello pieno almeno al 75%, se no c'è il rischio della multa. I cagliaritani dicono: ecco qua, una nuova tassa. No, assolutamente, non è una nuova tassa, è una regola di buon senso che è stata proposta dagli uffici tecnici del Comune per evitare una sovraesposizione di contenitori sul suolo stradale e anche per prepararci all'applicazione della tariffa puntuale che considererà i contenitori come se fossero esposti sempre pieni. In ogni caso, questa norma non è stata ancora approvata perché è di competenza del Consiglio Comunale, è passata ancora all'esame della prima commissione e deve passare alla Commissione Statuto e Regolamenti. Quindi in ogni caso si tratta ancora di una proposta e non di una norma. I cittadini possono, diciamo, stare tranquilli che si tratta soltanto di norme di buon senso, nessuno vuole vessarli, nessuno vuole incrementare i disagi. È una norma di buon senso che serve per evitare che ci sia la presenza di mastelli semivuoti per strada e quindi anche incrementare il poco decoro urbano. Più di un lettore di Cassetto Online Cagliari Online ha domandato: 75%, come faccio a misurarlo? Certamente, infatti, come non può misurarlo il cittadino, non può misurarlo chi va a controllare, perciò dico è una norma di buon senso principalmente. Non si vuole evitare che il cittadino possa conferire i suoi rifiuti. Il più delle volte succede che i contenitori sono stracolmi, il contrario è praticamente molto più raro. Soprattutto per l'umido, poi cercheremo di eliminare qualunque tipo di limitazione, perché chiaramente la frazione umida è quella che deperisce più velocemente e quindi eviteremo proprio di considerare questa limitazione per questa particolare tipologia di rifiuto. Da oggi, lunedì 24 settembre, porta a porta al via Bonaria, Monturpino, Tuvisceto, Tuvuman, La Vega, una piccola parte di Santa Vendrace e San Bartolomeo, e quindi vengono completate le zone cagliaritane di Smirionice e poi Tometau su Gramu. Sul porta a porta comunque pesa un punto interrogativo, una sorta di stand-by da parte della soprintendenza per quanto concerne i rioni storici. C'è nessuno stand-by, non abbiamo ancora presentato alcun progetto, c'è un'interlocuzione in corso, avviata diversi mesi fa, finalizzata a contenere al massimo l'impatto ambientale delle isole ecologiche. Quindi siamo fiduciosi che questa progettazione, non appena depositata, otterrà il benestare della soprintendenza, anche perché abbiamo accolto dei suggerimenti preziosi, stiamo lavorando insieme perché il risultato sia il migliore possibile.